Il turismo culturale e naturalistico ha fatto registrare il tutto esaurito nelle strutture ricettive delle città d'arte della Ciociaria, anche a Capodanno, da Alatri a Beroli, passando per Arpino, Isola del Liri, solo per fare qualche esempio. La media di permanenza è salita da 3 a 4 giorni, la visita ai tanti tesori della provincia di Frosinone rientra sicuramente nelle nuove destinazioni turistiche da scoprire, il boom del cosiddetto turismo di prossimità o dei centri minori. E ad Arpino si è concluso con un pieno di turisti l'anno della candidatura a capitale della cultura italiana Arpino Civitas Mundi, con un ulteriore salto di qualità dell'offerta culturale e turistica. Un risultato che è sicuramente figlio di una, che ci inorgoglisce, che è sicuramente figlio di una politica portata avanti non soltanto dall'amministrazione comunale, ma anche da associazioni, su tutte la Pro Loco e da tutte le associazioni culturali attive sul territorio, ma anche da singoli, perché la forza del movimento culturale, che poi si riflette sul movimento turistico arpinate, è proprio questa, che non solo politiche coordinate, che pure l'amministrazione e la Pro Loco hanno portato avanti, ma anche la spontaneità di individui e di associazioni nella promozione e nella valorizzazione del territorio comunale sta portando a ottimi risultati. Turisti provenienti da diverse parti del bel paese e non solo, che hanno apprezzato le eccellenze ciociare. Per vedere qualcosa di nuovo. Perché, ripeto, la Ciociaria non è un territorio conosciuto dalle nostre parti. Noi abbiamo visto tante città, famose città minori, ma sono di una ricchezza di offerta veramente notevole. Le mura ciclopiche lì sono... Mura ciclopiche, come unica, dire, delle situazioni artistiche medioevali, tardo medioevali, insomma c'è veramente tanto. Le persone che abbiamo incontrato in tutte le località che sono già state citate sono state tutte persone splendide, di grande cortesia. La mia idea, con quella dei miei amici quando abbiamo deciso il viaggio, era quella che dovevamo venire a passare l'ultimo dell'anno. Alla base c'era il pasto, il mangiare, la pecora, l'agnello, magari la porchetta, non lo so. E abbiamo trovato un qualcosa di veramente meraviglioso.